Salve a tutti letterati e letterate, bentornati su questo canale. Continua il nostro viaggio in compagnia di Dante e Virgilio alla scoperta dell'inferno, canti oggi affrontati 15 e 16. All'inizio del quindicesimo canto, Dante e Virgilio si trovano sulle sponde del fiume Flegetonte. A un certo punto Dante viene riconosciuto da uno dei dannati, che lo prende per il lembo e gli grida: "Qual meraviglia!" È Brunetto Latini, autore del Tresor e del Tesoretto, nato tra il 1220 circa e morto tra il 1294 e 1295. Nonostante fosse sposato e con figli, Dante lo mette tra i sodomiti. Fa in un certo senso un outing a sorpresa. I due ne approfittano per parlare male di Firenze. E Brunetto gli anticipa che egli, il poeta Dante, sarà diviso tra guelfi bianchi e guelfi neri, conteso. Ma Dante è curioso, vuole sapere i nomi di quelli che si trovano in compagnia di Brunetto. Insomma, risponde questi, sappi che tutti furcherci, littirati, grandi e di gran fama, d'un peccato medesimo al mondo lerci. Poi si risolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Dante, insomma, nonostante condanni Brunetto, mantiene intatto l'affetto per quelli che in vita era stato un suo maestro. Nel canto sedicesimo siamo ancora nel girone dei violenti contro Dio. Questo è l'ultimo canto di questo girone. Sostati tu, ch'all'abito ne sembri essere alcun di nostra terra prava. Il poeta viene riconosciuto da tre fiorentini: Guido Guerra, Gaio Aldobrandi e Jacopo Rusticucci. È soprattutto questi che parla con Dante e interagisce con il poeta. Sì, fossi stato dal fuoco coperto, gittato mi sarei tra lor di sotto, e credo che il dottor l'avria sofferto. Ma perch'io mi sarei bruciato e cotto, vinse paura la mia buona boia, che di loro abbracciarmi facea ghiotto. I tre erano infatti amici di Dante, che resiste alla voglia di abbracciarli. E, come al solito, parlano ancora male di Firenze, il passatempo preferito di Dante, diciamo. La gente nuova, i sudditi guadagni, orgoglio e dismisura han generata Fiorenza in te, sicché tu già ten piagni. Qui, per la prima volta, troviamo una figura retorica che è molto importante nella Divina Commedia, l'apostrofe, che consiste nel rivolgersi a concetti personificati. Nello specifico in Dante si parla più che altro di invettiva, perché ovviamente il riferimento è sarcastico. Dante e Virgilio poi si trovano di fronte a un burrone, la famosa ripa scoscesa, che divide il settimo dall'ottavo cerchio. Non potendo attraversarla da sola, sono costretti a rivolgersi a un mostro incredibile, Gerione, una figura composita, diremmo oggi, cioè col volto da uomo, le zampe da leone, il corpo da serpente e addirittura la coda di scorpione. Chi vidi per quell'aria grosso e scuro venir notando una figura in suso, meravigliosa ad ogni cor sicuro. Anche i più coraggiosi avrebbero avuto paura. Bonus, canto 17. Ecco la fiera con la coda aguzza che passa i monti e rompe i muri e l'armi, ecco colei che tutto il mondo appuzza. Sempre Gerione, è Virgilio che parla, e ovviamente Gerione rappresenta, e quindi allegoria, della frode. La faccia sua era faccia d'uom giusto, tanto benigna aveva di fuor la pelle, d'un serpente tutto l'altro fusto. Gerione, nonostante la faccia e il viso benigno, ha il corpo di serpente. Dante, prima di salire a bordo di Gerione, però fa una capatina tra gli usurai, ma non ne trova, o perlomeno non ne riconosce nessuno. Nota però che alcuni di questi hanno una sorta di tasca con lo stemma delle loro famiglie. Appartengono infatti a famiglie fiorentine, in generale toscane, ma anche padovane. Per scendere all'ottavo cerchio, Dante è però costretto a salire a bordo di Gerione, ma ne ha paura, tanto che chiede a Virgilio di abbracciarlo, nel senso di tenerlo stretto, ma Virgilio affettuosamente lo stringe. Arriveranno poi all'ottavo cerchio, quello dei fraudolenti contro chi non si fida. Tutto ciò sarà argomento di un prossimo video. Iscrivetevi al canale e lasciate un like.